Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Un grazie particolare al relatore, Don Gianluca Busi, e alla dottoressa Bertoli Barsotti. Parafrasando il titolo della 11ª edizione della Festa della Storia, cioè la storia come faro dell'umanità, si potrebbe dire che la devozione alla Beata Vergine del Rosario, per quanto riguarda Bologna, ma non solo, è stato il faro che ha illuminato i bolognesi nella loro vita spirituale dal 500 ad oggi. Infatti la devozione ha radici molto lontane. La memoria più antica che abbiamo risale al 1480, quando nella cappella Gelli della Basilica di San Domenico si cominciarono a riunire i primi devoti del Rosario o Salterio di Maria, come si chiamava allora. Erano gli antesignani della confraternita del Rosario. Come molti sanno, in Italia ne sorsero tantissime di confraternite, come anche la devozione nel corso dei secoli ebbe un'esplosione, un'espansione significativa, soprattutto dopo Bartolo Longo a Napoli ritrovò il quadro della Vergine del Rosario che consegnava il Rosario a San Domenico e a Santa Caterina, e queste immagini, fatte anche da pittori assai poco famosi, assai di scarso rilievo, si sparsero in tutta Italia e in tutta Europa, e ancora oggi ne ritroviamo in tantissime chiese, oratori, case private e strade. E la devozione, per quanto riguarda Bologna, è una storia di vite umane, di lacrime, di sentimento, una storia di preghiera, di richieste alla Vergine che, come sapete, in tante occasioni ha protetto i bolognesi. Desidero ricordare quella del 1630, un'occasione importante, quando la Vergine del Rosario salvò Bologna, liberò i cittadini bolognesi dalla peste, da una delle varie epidemie di peste. Cedo la parola alla dottoressa Bertoli Barsotti, che ci parlerà del programma B-Web del progetto CEI. Grazie.